Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa settimana inquadriamo un tema molto importante che è di strettissima attualità, purtroppo, perché abbiamo visto tutti le immagini sconvolgenti di quanto è accaduto nelle Marche, poi a Ischia nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. E ci interroghiamo sui problemi del dissesto idrogeologico, lo facciamo anche a fronte di una regione come la nostra che già in passato ha avuto problemi. Per fortuna non di questa entità gravissima in periodi invernali o anche autunnali o anche primaverili, però insomma anche l'Abruzzo ha le sue ferite in passato e si spera voglia prevenire quanto è accaduto con effetti disastrosi in altre regioni, in altri territori. Per questo noi vogliamo cercare di capire cosa si sta facendo soprattutto sul fronte della prevenzione e anche qual è la situazione. Per fare questo abbiamo voluto tastare il polso soprattutto agli amministratori e ai sindaci che sono in prima linea. Quindi io ringrazio e saluto per l'intervento nei nostri studi il sindaco di Castel di Sangro e anche presidente della provincia Angelo Caruso. Buonasera, bentornato Caruso. Che appunto non a caso abbiamo invitato in quanto presidente della provincia, perché la provincia ha una competenza rilevante sulla viabilità, il cui stato è purtroppo non dei migliori anche sui nostri territori, e questo lo sappiamo benissimo. Insieme a lui c'è un altro sindaco, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Buonasera Ferrara. Buonasera. Che sta fronteggiando a sua volta un'emergenza legata agli effetti del dissesto, ma anche insomma a situazioni edilizie che nella città di Chieti si conoscono da tempo e che oggi vengono affrontate insomma in maniera scientifica, anche con una certa tempestività rispetto agli scenari che si stanno profilando. E poi per la visione legata alla salvaguardia del territorio, invitato il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco. Buonasera, bentornato. Buonasera. Anche a Di Marco. Legambiente che periodicamente emette dei report molto interessanti riguardanti gli abusi edilizi, riguardanti l'uso del territorio, riguardanti insomma, le situazioni di rischio, ed è una sentinella molto, molto importante da ascoltare. Oggi parto da dei dati e poi avremo anche due ospiti molto importanti in collegamento Zoom che prenderanno la linea. Ecco, io uno già lo vedo pronto, lo saluto, è il direttore dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile, Mauro Casinghini. Buonasera Casinghini. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera a tutti. Che ovviamente è chiamato in casa purtroppo a volte quando le cose sono già accadute, però ha un ruolo rilevante sempre più l'Agenzia di Protezione Civile sul fronte della prevenzione, di prevenzione che vorremmo parlare questa sera. Partendo però dai dati di due giorni fa, freschissimi, dell'ISPRA, che ha pubblicato il suo rapporto riguardante il territorio della Regione Abruzzo, così come in tutta Italia. Vi do soltanto qualche dato perché possa servire da stimolo per il dibattito. Il 22,9% del nostro territorio è a rischio frane, e di questo il 15% è a pericolosità elevata o molto elevata. Quindi si tratta di 1669 km quadrati su una superficie totale di 10.831 km quadrati, circa 100.000 persone in Abruzzo vivono in aree soggette a rischio, e di queste circa 73.000 in zone a pericolosità elevata. In zona a rischio frana c'è l'11,3% degli edifici abruzzesi, il 5,5% delle imprese e il 14,3% dei beni culturali. La provincia col pericolo più elevato è quella di Chieti, con il 22,4% del territorio in area sensibile, Pescara 15%, Teramo 15,8% e L'Aquila 11,4%. Poi c'è il pericolo alluvioni, anche qui l'ISPRA ha dato dei dati su cui riflettere: il 7,2% del territorio abruzzese a rischio, nella costa dal 2007 al 2019 il 62,8% del litorale ha subito alterazioni, il 41% è stato soggetto ad avanzamento, il 21,7% da erosione costiera. Nel complesso sono 132 i comuni che ricadono in area a pericolosità da frana elevata, 152 in area a pericolosità idraulica media e 305 comuni, cioè il 99,7% dei comuni abruzzesi, sono in aree interessate da pericolosità da frana idraulica e erosione costiera. Insomma, uno scenario che però chiedo
alla base anche della sua esperienza, proprio al direttore Casinghini, approfittando anche del fatto che la Protezione Civile abruzzese ha a sua volta degli strumenti di monitoraggio, non sono diversi da quelli di regioni in cui purtroppo questi fenomeni hanno messo alla prova sia il dispositivo della Protezione Civile sia ovviamente un po' tutta la società. Ecco, in Abruzzo a che punto siamo in questo scenario rispetto alla prevenzione di fenomeni che a volte paiono davvero imprevedibili nelle loro proporzioni, in particolare meteorologiche, direttore? Beh, intanto dobbiamo partire da un presupposto, che il nostro stile di vita si deve adeguare a quello che vediamo intorno a noi. Con questo sto dicendo che i cosiddetti cambiamenti climatici, che noi poi in qualche maniera a livello di Protezione Civile riassumiamo in fenomeni improvvisi e violenti, che sono, diciamo così, più si attagliano più al nostro operato, ci dobbiamo fare i conti sempre di più. Questo l'abbiamo visto. Volevo dare un dato che potrebbe sembrare non entrare molto con il tema in discussione. Quest'anno noi abbiamo avuto su circa 40 incendi boschivi, abbiamo avuto un'incidenza di 11 incendi scatenati da fulmini, che è un dato fuori di qualsiasi tipo di statistica fino ad oggi conosciuta. Certo. Questo che significa? Significa che la meteorologia, diciamo così, gli eventi meteorologici attorno a noi stanno cambiando, no? Dobbiamo fare i conti con fenomeni differenti, e in questo senso ovviamente la fragilità del nostro territorio deve rispondere. Come deve rispondere? Beh, diciamo che la Protezione Civile in realtà si occupa più di cosiddetti interventi non strutturali, no? Però anche questo non è nemmeno così vero, perché poi in questo momento noi stiamo investendo come Protezione Civile regionale nell'ambito di un piano triennale, famoso Proteggi Italia, quello cosiddetto Proteggi Italia, insomma stiamo investendo più di 200 milioni di euro in tre annualità di attività strutturali, no? I comuni sono soggetti attuatori di azioni che hanno loro stessi indicato come prioritari per mettere in sicurezza il territorio a fronte di eventi che sono stati ovviamente determinati da emergenze pregresse, quelle della nevicata del 2017, tanto per parlare di una, no? Piuttosto che fenomeni meteorologici molto, molto intensi. E questo che cosa ci deve far scaturire? Beh, una riflessione importantissima, che noi dobbiamo agire ovviamente per mettere in sicurezza il territorio, ma soprattutto dobbiamo agire sulla consapevolezza dei nostri concittadini, perché solo rendendo consapevoli i nostri concittadini di quello che succede attorno a loro, ma anche della fragilità del territorio in cui loro risiedono, certamente potranno adattare i loro comportamenti a quelli che sono i fenomeni di rischio. Assolutamente. Poi c'è un tema, Casinghini, legato anche alla comunicazione, alla diffusione delle notizie. Voi attraverso i dispositivi, i bollettini, siete in stretto contatto sempre con le amministrazioni comunali e capiamo quanto sia importante che i bollettini della Protezione Civile vengano letti, non lo dico casualmente in questi giorni, perché nel processo di Rigopiano peraltro è stato dato atto alla struttura della Protezione Civile regionale, che pure è stata indagata, di aver fatto il proprio dovere. Ecco, quanto è importante questo rapporto con i comuni per arrivare in tempo utile a prevenire dei fenomeni che sono, ripeto, nelle loro proporzioni a volte davvero difficilmente computabili a priori? Beh, allora, intanto noi abbiamo il nostro centro funzionale che rientra nella rete dei centri funzionali nazionali, che svolge un monitoraggio H24 di quelli che sono i fenomeni meteorologici su tutta la regione. Sono più di 110 sensori multiparametrici, peraltro, diffusi su tutto il territorio, specie lungo i corsi d'acqua, quindi i fiumi e le zone più a rischio di esondazione, che ci consentono di monitorare la situazione minuto per minuto. Ovviamente legato a ciò c'è un sistema di allertamento, è un sistema di allertamento che
tiene conto di soglie ben precise che sono determinate, diciamo così, da studi molto, molto accurati, fatti ovviamente da enti di ricerca e centri di competenza che hanno questo tipo di ruolo e che ci permettono ovviamente di collaborare strettamente con le autorità locali di protezione civile, appunto i sindaci, per mettere in atto tutte le precauzioni che sono poi alla base del piano comunale di protezione civile. Bene. I sindaci presenti sanno perfettamente quanto noi siamo attenti ai comuni, quanto siamo vicini alle autorità locali, proprio per dargli il massimo supporto anche in questo senso. Bene, io la ringrazio Casinghieri per questo suo primo intervento, la sentiremo tra poco, anche perché stiamo per avere in collegamento il commissario straordinario alla ricostruzione e in questo caso anche però all'emergenza idrogeologica che si è determinata ad Ischia, Giovanni Legnini, che dovrebbe insomma, darci qualche minuto del suo tempo preziosissimo. Legnini credo si trovi in questo momento proprio ad Ischia per seguire questa emergenza e anche, oltre che da commissario, anche da abruzzese, darci qualche indicazione interessante rispetto a quello che è il suo osservatorio su questi fenomeni. Io intanto, in attesa che Legnini si colleghi, poi ovviamente gli daremo subito la linea. Collegato. Eccolo qui. Salutiamo il commissario Legnini, lo ringraziamo per la sua disponibilità. Buonasera a tutti, buonasera. Nonostante, insomma, immagino gli incarichi di queste ore siano veramente incombenti sulla sua figura. Insomma, lei si trova ad Ischia adesso, mi sbaglio? Sì, sono a Ischia, sono tornato questa mattina dopo 4-5 giorni di permanenza fissa, perché la situazione emergenziale è molto, molto dura, rilevante, ci sono più di 1000 persone fuori casa, c'è il fango e i detriti da rimuovere, c'è da organizzare i servizi essenziali, c'è da monitorare questo fenomeno franoso molto grave e altri fenomeni franosi diffusi sull'isola, tra cui alcuni molto gravi che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità. Tutto ciò si sovrappone alla situazione post-sisma, perché come è noto l'incarico per curare l'emergenza post-frana mi è stato conferito in quanto ero già commissario da qualche mese per la ricostruzione post-sisma. Tutto ciò, dicevo, determina una situazione emergenziale molto, molto dura, molto particolare peraltro, perché insomma un'emergenza su un'isola è ancora più complessa logisticamente. I collegamenti, prendiamo un esempio, quello su uno dei tanti temi che stiamo affrontando in queste ore: bisogna rimuovere detriti, fango, massi che sono venuti giù dalla montagna, che hanno invaso una porzione del territorio di Casamicciola e anche le case, le aziende, i negozi, e dopodiché bisogna individuare i siti di stoccaggio e dopodiché bisogna trasportarla almeno una parte sulla terraferma, e organizzare i trasporti solo del fango costituisce un problema inedito, diciamo, per affrontare emergenze come queste. Stiamo in queste ore valutando, sulla scorta della legislazione ambientale sul trattamento dei rifiuti speciali e sulla base delle deroghe che il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha concesso, se è possibile riutilizzare una parte di questi materiali, no? Sì. Utilizzarli per finalità proprie, i massi per finalità edili, il terreno smosso, magari, spero, una verifica per il ripascimento di alcuni tratti di costa. Vi sto menzionando questa cosa per dire che c'è un grado di complessità ambientale. Assolutamente.
e anche giuridico senza precedenti sotto questo profilo. Ecco, Legnini, io ho deciso di fare questa trasmissione stasera perché e anche avere la sua testimonianza, perché è importante capire quanto a volte gli amministratori siano da soli di fronte a determinati scenari. Lei ha sotto gli occhi un osservatorio del tutto particolare, emergenziale. Ecco, invece cosa possiamo fare noi in Abruzzo, in questo Abruzzo in cui abbiamo insomma rischi che sono quelli che abbiamo appena descritto, provenienti dai rapporti dell'ISPRA, ma che al momento insomma siamo stati e speriamo di essere ancora miracolati rispetto a questi fenomeni eccezionali. Qual è la parola d'ordine per lei che vede quotidianamente gli effetti di questa furia della natura e a volte anche della trascuratezza da parte degli uomini? Le parole d'ordine sono prevenzione e sicurezza, non scopro nulla di nuovo, ma bisogna praticarlo in concreto. Prevenzione significa prendersi cura del territorio, prendersi cura dei corsi d'acqua, prendersi cura dei molteplici fenomeni di rischio, anche quelli aggravati dall'emergenza climatica, dai cambiamenti climatici, quindi il rischio idrogeologico, oltre a quello sismico, il rischio da inondazioni, e insomma anche noi in Abruzzo abbiamo qualche rischio sotto questo profilo, come è noto. E dopodiché la sicurezza prima di tutto, c'è poco da discutere. In questi giorni c'è stato un dibattito molto acceso sui media nazionali e non solo, sull'abusivismo, sui condoni. Io non, trattandosi di materie molto complesse, molto delicate, con le quali sto, in virtù della mia responsabilità, devo misurarmi, non solo qui a Ischia, anche nei territori colpiti dal terremoto nel centro Italia, non voglio aggiungermi al coro di polemiche, di valutazioni, colpo dell'abusivismo, non è colpo dell'abusivismo. Ciò che è certo è che comunque noi dobbiamo chiudere una pagina e aprirne un'altra, e la pagina che dobbiamo aprire è quella del rispetto del territorio, dove non si può costruire, non si deve costruire, dove è un abitato o comunque strutture a rischio bisogna fare in modo che possano essere gradualmente delocalizzate, certo occorrono interventi normativi sotto questo profilo. Questo è uno degli aspetti sui quali ciò che tu dicevi in ordine al fatto che gli amministratori locali, ho visto il sindaco di Chieti che saluto insieme al direttore Casinchini, Mauro Casinchini, un ottimo direttore della protezione civile regionale, mi sembra aver visto anche il presidente sindaco, sì. Profilo sul quale forse i sindaci, i comuni, gli enti territoriali più devono essere sostenuti è proprio questo della prevenzione e della sicurezza, perché anche in virtù di mia pregressa esperienza e comunque di una conoscenza dell'ordinamento del nostro paese, gli strumenti in capo ai sindaci gravano responsabilità di protezione civile, responsabilità finalizzata a garantire la sicurezza, ma poi gli interventi finalizzati appunto a prevenire e a garantire la sicurezza sono affidati a interventi finanziari, a misure finanziarie ad hoc. Non vi è un automatismo sulle responsabilità, non vi è un automatismo sui mezzi e gli strumenti. Vedo che Caruso sta annuendo alla sua considerazione. Il cuore del problema del nostro ordinamento giuridico è questo, è proprio questo. Cioè, io ricordo, lo affrontai quando ero sottosegretario al Ministero dell'Economia, ma non se ne viene a capo. Passano i governi ma non se ne viene a capo. Se il codice della protezione civile prevede responsabilità molecolari diffuse, diciamo, dal Dipartimento Nazionale ai servizi regionali al sindaco, che è la prima autorità di protezione civile, beh, poi vi devono essere degli automatismi in termini di strumenti e risorse. Se io ho una responsabilità devo essere messo nelle condizioni di esercitarla, questa responsabilità, in modo efficace. Ecco, questo è uno dei temi rilevanti che abbiamo di fronte.
Commissario, io non so quanto tempo posso ancora dedicarci, io non so se c'è qualcuno dei miei ospiti. Pochissimo, sta per iniziare 3-4 minuti, non di più. Benissimo, allora se c'è qualcuno dei miei ospiti che vuole fare una domanda a Legnini anche su un tema particolare che gli sta a cuore, altrimenti intervengo io, perché gli chiedo una cosa di cui sicuramente saprà dare una risposta esauriente, che riguarda proprio ciò di cui ci parlerà Diego Ferrara, vale a dire il tema del dissesto idrogeologico, una città che lei conosce benissimo come Chieti. Chieti è uno di quegli esempi in cui la prevenzione, che purtroppo non è stata fatta anche negli anni, diventa anche una lotta contro il fattore tempo. Ecco, lei come giudica anche i provvedimenti dolorosi che vengono presi nei confronti di cittadini, di residenti, ma che vengono presi di petto proprio in questo periodo a Chieti? Chieti è un territorio a forte rischio idrogeologico, questo è noto da decenni. Peraltro ricordiamo che fu un piano abbastanza consistente che fu messo in atto, credo di ricordare, una quindicina di anni fa, con interventi che si sono protratti, sono stati attuati nel corso degli anni, ma quegli interventi si sono rivelati parziali, non sufficienti. Ne ho parlato con il sindaco Ferrara pochi giorni fa. C'è una necessità di varare un nuovo piano di contrasto, mitigazione al dissesto idrogeologico nel territorio comunale di Chieti, ed è urgente questo piano. Dopodiché sappiamo che questi fenomeni sono molto diffusi e che occorre una politica, se ne parla, se ne discute. Per fortuna nel PNRR sono appostate risorse significative, importanti, che anche se sicuramente non sufficienti. Posso portarvi la testimonianza del processo di ricostruzione nelle 4 regioni del centro Italia. Noi abbiamo fatto una scelta molto netta sul tema del dissesto idrogeologico. Abbiamo studiato attraverso le università, tra cui quella di Chieti Pescara e delle altre regioni, e l'INGV, sia le faglie attive e l'autorità di bacino, sia le faglie attive e capaci che le frane. Abbiamo analizzare 1000 frane nel territorio colpito dai terremoti del 2016 e 2017, e abbiamo già disposto alcuni interventi di contrasto al dissesto e altri sono in via di programmazione e saranno attuati. Sto citando questo episodio per dire che, come a tutti noto, il nostro paese ha un enorme tema di contrasto al dissesto idrogeologico, insieme a quello sismico, costituisce il tema fondamentale della prevenzione a cui mi riferivo prima, e della messa in sicurezza del territorio. Grazie. Quindi il sindaco Ferrara merita il nostro pieno sostegno da parte di tutte le istituzioni affinché si possa mettere mano a un piano serio per la città di Chieti, ma ripeto, riguarda molti territori. Grazie. Grazie commissario, naturalmente le auguriamo tutti buon lavoro. C'è anche Giuseppe Di Marco di Legambiente, con il quale collaborate, credo, anche rispetto al tema delle comunità energetiche sulla ricostruzione in centro Italia. Quindi abbiamo avuto sulle comunità energetiche una risposta straordinaria, grazie al lavoro molto importante di Legambiente, che si è fatta ambasciatrice, diciamo, educatrice su questo tema. Martedì mattina incontrerò a Roma il presidente nazionale di Legambiente, così seguiamo questo. Bene. Bene, grazie Legnini del suo intervento, ovviamente buon lavoro, perché è un lavoro molto impegnativo. Allora, noi adesso ci fermiamo per una pausa, poi riprenderemo il filo dopo questi primi due interventi, faremo parlare finalmente i nostri ospiti, ma in studio c'è ancora Casinghini collegato, proprio perché abbiamo voluto dare spazio a queste rilevanti considerazioni iniziali. A tra poco per il dibattito. Siamo tornati in studio, stiamo parlando del dissesto idrogeologico in Abruzzo. Tra i versanti più abituali delle precipitazioni incredibili nelle proporzioni e nelle forme a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi, c'è il versante delle strade.
La viabilità è spesso la prima ad essere colpita. Le province, per questo c'è qui Angelo Caruso a rispondere alla mia domanda, che sono state svuotate di risorse, uomini, competenze dalla riforma del Rio, hanno però da gestire una rete, una rete impegnativa e una rete che è sempre più fragile, tant'è vero che molte province hanno dismesso le proprie strade e le hanno date, le hanno offerte, chiave in mano, all'ANAS. È successo questo anche in provincia dell'Aquila, la situazione è migliorata da Caruso? Sì, in provincia dell'Aquila abbiamo rimosso notevoli criticità, avevamo 24 strade chiuse perché interessate da fenomeni franosi principalmente, c'è una residualità abbastanza marginale rispetto alla consistenza di 1650 km di strade che oggi è in gran parte percorribile in condizioni di sicurezza. Ovviamente vorrei ricordare che su un fronte stradale gravano non solo i rischi legati ai fenomeni franosi e anche alluvionali, ma ancor di più oggi quelli che sono pianificati dalla carta di pericolosità delle valanghe. Anche questo è un tema che si aggiunge a tutto il livello delle rilevazioni di pericolosità. Ovviamente su questo piano, anche a nome delle province abruzzese, noi reclamiamo sostegni, reclamiamo forza lavoro, reclamiamo risorse economiche. Ovviamente parliamo di interventi consistenti, notevoli, che talvolta vanno a rimuovere il fenomeno di dissesto che si è verificato, ma non basta perché bisogna andare anche oltre. Esempio, noi abbiamo circa 300 km di strade a rischio caduta massi, quindi il piano di pericolosità è esteso ben oltre quella che è anche addirittura la pianificazione dei livelli di rischi. Esempio la Gola del Sagittario, sì, penso che è un luogo fantastico, bellissimo, che non ha eguali, ci sono anche esempi nell'ambito della Maiella, sono ovviamente strade che sono realizzate ai margini di costoni rocciosi e questi fenomeni sono piuttosto frequenti, abbiamo cadute massi in taluni casi di dimensioni pari a un'autovettura, quindi finora la situazione ci ha consentito un'attività di prevenzione, talvolta ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto, però anche qui la tecnologia, che forse è l'unica che potrebbe determinare un grado di allarme preventivamente sufficiente per intraprendere una misura precauzionale, potrebbe essere quella di ausilio e quella che ci stiamo studiando proprio in questo periodo. Ma una volta la prevenzione la facevano i cantonieri, che fine hanno fatto i cantonieri delle province? Allora, i cantonieri sono sostanzialmente scomparsi, lo dico a nome anche degli altri colleghi delle altre province, ovviamente è il sorvegliante della strada, è colui che è in grado ovviamente nella frequenza, nella conoscenza e tutto quello che determina il rapporto con la tratta degli affidati di lanciare, di segnalare, di evidenziare quindi una situazione di pericolosità. Questa è una condizione che noi dobbiamo necessariamente recuperare, la provincia dell'Aquila sta facendo tanto in questo senso, abbiamo credo la ragionevole convinzione tra il residuo di questo esercizio finanziario e il prossimo di reintegrare forza lavoro importante, credo che dovremmo ingaggiarne una quindicina tra fine anno e il prossimo anno. Però al di là di questo, quando il buon commissario Legnini, insomma al quale vanno le mie congratulazioni per quello che sta facendo, e anche se mi continua una punta di orgoglio, perché un abruzzese che sta sostanzialmente nelle cui mani affidata a una emergenza di questo genere, insomma ci riempie d'orgoglio e ci fa sentire anche protetti per quella che è poi quella capacità straordinaria messa in campo. Dicevo, per quanto riguarda la situazione degli investimenti, noi abbiamo degli strumenti oramai abbastanza affidabili, abbiamo il piano per la prevenzione degli alluvioni, abbiamo il piano per la prevenzione dei rischi idraulici, abbiamo la carta delle valanghe, abbiamo tutto. Ovviamente sono strumenti che segnalano un grado di pericolosità graduato, eccetera. Però
la priorità rispetto alla, anche alla, agli interventi che talvolta vanno a mitigare in maniera incisiva i rischi, non segue nessun tipo di criterio o nessun tipo di regia generale. Quello che diceva Legni. Sì, e purtroppo è così. Noi dobbiamo necessariamente convincerci che se nella nostra comunità nazionale, sul nostro territorio, non cominciamo a definire un grado di priorità per gli investimenti che consentono alle popolazioni di rimanere dove vivono e dove vorrebbero continuare a vivere, le località turistiche di poter continuare a fruire dei servizi essenziali, a partire dalle strade, se non si definisce questo livello di attenzione e considerazione, quindi imputando ragionevolmente quelle che sono le risorse disponibili, a partire dal PNRR, certo, che invece assegna a sorte finanziamenti, perché non c'è un criterio di priorità tale da poter definire, diciamo, la localizzazione dell'investimento e dell'intervento, che segue una logica naturale, una logica di pianificazione e non una logica di sorte a seconda di chi ha la fortuna o meno di beccare il finanziamento. E credo di poterlo dire anche a nome del collega della città di Chieti. Certo, è un tema di grande rilevanza e io vorrei che lo declini anche Giuseppe Di Marco, parlando del fatto che in questa regione, così come in tutta Italia, i rischi non sono determinati soltanto dalle a volte anche imprevedibili precipitazioni meteorologiche, ma sono determinati dall'uomo, nel senso che dai vostri rapporti emerge una smodata attività purtroppo persistente, inappropriata a voler essere teneri, dell'uso del suolo da parte della cementificazione, non soltanto edilizia ma anche l'intubamento dei fiumi e la scarsa resilienza purtroppo anche di altre aree che sono quelle boschive, quelle che vengono insomma a salvare in qualche modo la solidità del terreno. Insomma, in questo scenario il fattore umano quanto incide rispetto a queste precipitazioni inattese, Di Marco? Il fattore umano è centrale in questa discussione, ma non, diciamo, per la volontà di mettere l'uomo al centro. Un po' ce l'ha dimostrato anche la pandemia che abbiamo attraversato. Tutto quello che noi mettiamo in campo serve, è essenziale anche per la preservazione della nostra stessa sopravvivenza. Nel tempo, diciamo, la gestione del territorio, lo diceva prima anche correttamente il commissario Legnini, non si è data la giusta attenzione al tema della prevenzione in particolar modo e anche sul tema della sicurezza. Quando si è provato con l'ultimo intervento della Morgese nel 2020 anche di togliere un po' la responsabilità dei sindaci che poi sono chiamati a pronunciarsi sul tema dell'abusivismo, si è riuscito a fare solo per le nuove, diciamo, opere messe in campo e non per il costruito esistente, perché purtroppo questi sindaci hanno tutta una serie di pressioni e anche quelli più volenterosi che nel tempo hanno cercato, diciamo, di ottemperare nel miglior modo possibile a ciò che la legge prescriveva, poi hanno avuto difficoltà territoriali, perché poi il contatto con il territorio porta una vita del quotidiano che rende tutto un po' complicato. Tutto questo però oggi necessita di una lettura fondamentale rispetto anche a quello che si diceva del cambiamento climatico, cioè il tema della prevenzione e della sicurezza è dentro questo scenario che è accelerato. Lo ribadiva anche Casinghini, il direttore della Protezione Civile regionale. Abbiamo situazioni nuove come gli incendi che hanno situazioni di innesco completamente diverse rispetto a prima, ma anche la gestione, diciamo, di questi è completamente diversa, perché lo scenario anche climatico, o meglio dei microclimi che poi si distribuiscono all'interno della nostra regione, del nostro paese, a livello anche globale, portano, diciamo,
diciamo, a situazioni accelerate, e questo è l'elemento di difficoltà più forte, nel senso dobbiamo avere la necessità di costruire modelli di risposta e di controllo più efficienti e efficaci, perché oltre che sanare, diciamo, quella che è stata una cattiva gestione passata, oggi sostanzialmente si scontra con esigenze più immediate, e io penso che la risposta principale deve venire dalla testa, nel senso che il nostro paese non può più permettersi di non avere un piano nazionale di adattamento climatico. È l'elemento base, perché poi all'interno di quel piano vengono riassorbiti tutti quegli elementi, lo diceva prima anche il presidente Caruso, che noi abbiamo a disposizione, sono stati in parte affinati, però devono agire dentro uno scenario che è profondamente cambiato, cioè noi dobbiamo avere la consapevolezza che giochiamo una partita più complicata, diceva un po' come la pandemia, questo lo diceva Papa Francesco durante il primo lockdown che abbiamo attraversato, pensavamo di vivere in un paese malato, sostanzialmente il nostro paese è fragile, ha delle criticità, però l'arrivo del cambiamento climatico, che tra l'altro abbiamo professato da tempo, ma non diciamo una visione diciamo pessimistica della realtà, ma proprio perché ci dovevamo preparare a mettere in campo azioni nuove, basti pensare che noi tuttora continuiamo a consumare 2 metri quadri al secondo di suolo, nonostante diciamo tutte le emergenze che stiamo attraversando, quindi questo è l'elemento importante, prendere coscienza che dobbiamo agire in modo più veloce su quelle che sono delle realtà che ormai sono conosciute. Ferrara, com'è la situazione a Chieti, insomma, alla luce anche dei provvedimenti che lei sta prendendo rispetto alla situazione di palazzi che noi vediamo tutti passando per Chieti, insomma, alcuni sono stati già evacuati, altri ci fanno un po' paura soltanto a guardarli, ci sono 6 o 7 piani al di sopra e 3 o 4 piani al di sotto del piano stradale accostati sulle colline, ecco, servono delle misure strutturali e voi le state adottando. Sicuramente, sicuramente. Io per fare chiarezza vorrei partire da un presupposto detto dal direttore Casinghini sulla consapevolezza e sulla informazione della cittadinanza, perché credo che sia uno dei punti fondamentali di quello che una buona amministrazione, un buon sindaco debba fare in condizioni del genere, e quindi se mi permette faccio una brevissima rassegna temporale di quello che mi si è presentato al momento del mio insediamento. Se è breve ci fa brevissimo. Nell'ottobre del 2020 io mi sono trovato immediatamente di fronte al problema di risolvere burocraticamente le problematiche dell'abbattimento del Palazzo Trinchese e del Panoramico Sud insistenti in un quartiere della parte collinare nord di Chieti. E già questo è stato un problema importante da risolvere. Nell'arco dei 2 anni ho dovuto emettere ordinanze di sgombero urgente per altri 2-3 palazzi densamente abitati, altri palazzi sempre della stessa zona sono stati evacuati spontaneamente dagli abitanti per evidenti problemi strutturali commisurabili anche a situazioni geofisiche della zona. Il livello di preoccupazione per me è diventato livello di allarme, e pertanto nel mese di ottobre di quest'anno ho chiesto e ottenuto da parte della Protezione Civile regionale un incontro insieme con gli uffici tecnici del Comune. Alla fine di questo incontro la Protezione Civile, che già monitorava attraverso immagini satellitari del satellite Copernicus la zona di Chieti, questa zona di Chieti, in pratica ci dà questo resoconto, evidenziata la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'area, sono importanti studi per la comprensione del fenomeno complesso e successivamente interventi di mitigazione
mitigazione del rischio. Allora noi ci siamo messi subito al lavoro per fare il censimento degli edifici coinvolti, della popolazione coinvolta e soprattutto la quantificazione del bisogno economico. In quello stesso scenario era stato dato un incarico ufficiale dalla Protezione Civile come coordinatore al professor Sciarra, professore della facoltà di geologia dell'Università Gabriele D'Annunzio, col quale ci siamo più volte incontrati. L'ultimo incontro è stato proprio questa mattina all'università, dove i miei uffici tecnici hanno riunito tutti i dati dei geologi e tutti gli studi che avevamo a disposizione all'università. L'università adesso li integra con i loro studi e li trasmetterà alla Protezione Civile regionale per una disamina e un referto definitivo. Quello che voglio dire, per rassicurare la popolazione, che intanto il problema del dissesto idrogeologico della collina di Chieti è nota dagli anni 90, e questo libro compianto Giovanni Pace, dove si parla di dissesto idrogeologico, è di vecchia data, quindi è un problema di conoscenza di decenni. Nonostante questo, c'è stato a Chieti negli anni 60, 70 e 80 una urbanizzazione, direi feroce, determinando la permanenza di un'elevata fetta di popolazione in zone a rischio, cioè che si sapeva già da allora che fossero a rischio, e adesso i nodi stanno venendo al pettine. È stato chiarissimo Ferrara, poi interverrà nuovamente, ma siccome ha chiamato in causa proprio la Protezione Civile, volevo chiedere a Casenghini se questa interlocuzione che è partita con Chieti è un caso isolato o comunque può essere utile anche per chi stia ascoltando questa trasmissione stasera tra gli amministratori, un modello da ripetere, un modello virtuoso sul fronte della prevenzione. Beh, non è assolutamente un caso isolato. Io ho incontrato il sindaco di Furci pochi giorni fa, e ancor meno giorni fa il sindaco di Borrello, per situazioni estremamente analoghe. Una cosa che volevo dire, che sembrerà assolutamente banale, però permettetemela, le colline c'erano prima dei palazzi. Quello che diceva il sindaco Ferrara è estremamente vero, cioè un abusivismo, delle concessioni facili, no, degli anni 70-80 ovviamente presentano un conto inesorabilmente. Un'altra cosa che volevo aggiungere è questa: noi ovviamente diamo tutto il supporto, come diceva appunto il sindaco, per approfondire gli studi attraverso delle convenzioni che noi abbiamo con le università, non solo sul campo del dissesto idrogeologico, ma anche su altri campi. Ma non è che tutto può essere sanato attraverso interventi, ancorché costosissimi. Da questo punto di vista ci dobbiamo mettere anche un po' l'anima in pace, che la tecnologia ancora oggi non può arrivare dappertutto rispetto a quelli che sono i dissesti idrogeologici. Ci sono situazioni in cui possiamo immaginare interventi costosissimi, ma che non risolvono di una virgola la situazione. Allora a quel punto ovviamente c'è necessità di soluzioni più drastiche. Certamente una cosa che possiamo fare attraverso la tecnologia è quella di monitorare costantemente questi movimenti franosi, e ovviamente accelerare il sistema di protezione civile laddove ci dovessero essere appunto accelerazioni dei movimenti che debbano necessitare una evacuazione immediata di una fetta di popolazione che ancora, nel caso appunto di Chieti, che ancora non è stata evacuata. Questo è un dato veramente molto importante, perché possiamo stanziare i fondi anche di 10 finanziarie, no? Ma non tutto è sanabile attraverso interventi. Certo,
Io prima di lasciarla, Casinghini, le faccio un'ultima domanda proprio relativamente all'altra attività, quella che voi non vorreste mai svolgere, cioè quella di assistenza alla popolazione nel caso avvenga un evento alluvionale o comunque legato al dissesto idrogeologico, una frana. Ecco, come siamo messi in Abruzzo rispetto ai tempi e ai mezzi di intervento, visto che voi state operando anche sulle Marche, avete operato sulle Marche, insomma ci sono dotazioni sufficienti di uomini e mezzi? Il mondo del volontariato anche che assiste la protezione civile istituzionale in regione? Beh, intanto ricordo che il nostro volontariato è un volontariato altamente qualificato, ormai professionalizzato, molto ben diffuso e ramificato sul nostro territorio regionale, a cui noi dobbiamo dare riscontro di un lavoro incessante e immane, e non finiremo mai di ringraziare. Ovviamente noi abbiamo una colonna mobile regionale che appunto risponde a queste esigenze, sia per l'assistenza alla popolazione ma anche per altre tipologie di intervento, come appunto si è verificata a Senigallia, ma come si stava per verificare anche per Ischia, perché siamo stati comunque allertati nell'ambito delle regioni, no, delle protezioni civili regionali attraverso il Dipartimento Nazionale per poter prestare soccorso anche a Ischia. Certo, siamo pronti, abbiamo i nostri mezzi, abbiamo i nostri protocolli di intervento, ovviamente abbiamo anche dei limiti oggettivi, perché non possiamo immaginare di poter schioccare le dita e moltiplicare i mezzi, no, che potrebbero servire per n persone. Però il sistema nazionale di protezione civile, che è un sistema fantastico, e non solo fantastico, ma anche un modello a livello internazionale, consente ovviamente, così come è stato per le Marche da parte dell'Abruzzo, consente un intervento a cerchi concentrici, no? Man mano che ovviamente se ne rende la necessità da tutto il territorio nazionale e anche a livello di meccanismo europeo, anche da altri territori non nazionali. Grazie direttore, buon lavoro, grazie di aver accettato il nostro invito e di aver dato anche le sue utili informazioni e considerazioni ai nostri telespettatori. Buonasera. Grazie a voi, un saluto agli amici in studio. Noi ci fermiamo e andiamo tra poco a concludere con un altro giro di interventi da parte dei due sindaci e del presidente di Legambiente. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, Diego Ferrara, dopo questo scambio di informazioni e di collaborazioni con le strutture regionali della protezione civile, voleva tornare un attimo su Chieti per parlare di quanto si sta facendo. Io gli faccio una domanda un po' più politica, tra virgolette, perché in questi giorni c'è stata anche la polemica sul fatto che il Ministro dell'Ambiente abbia detto che alcuni dei sindaci potessero essere ritenuti responsabili fino ad essere incarcerati per le situazioni di abusi e di scandali urbanistici che si sono verificati in alcuni territori. Io chiedo se la pensa come il Ministro dell'Ambiente o se magari le responsabilità dei sindaci a volte esulano, e anche le competenze dei sindaci a volte esulano da queste logiche, perché poi è anche difficile rimuovere situazioni sedimentate come quelle che i sindaci si trovano di fronte quotidianamente. Allora, io mi prendo tutte le responsabilità che la legge mi affida e mi competono. E di conseguenza non ho assolutamente nessun timore di dire la verità sulle cose che la mia amministrazione fa, sulla progettualità e sulla prevenzione. Poi, ripeto, io sono qui, lavoro sempre con la massima serenità. Quello che volevo dire nel mio primo intervento e rassicurare la popolazione di Chieti, la cittadinanza di Chieti e soprattutto la cittadinanza che insiste in quei quartieri maggiormente attenzionati per i problemi idrogeologici, in quanto non solo erano già monitorizzati prima che di questi argomenti se ne facesse oggetto di discussione, ma lo
saranno ulteriormente, perché proprio riprendendo le parole del commissario Legnini, sicuramente abbiamo già intercettato dei fondi del PNRR, ma avremo altri fondi per migliorare il monitoraggio costante attraverso gli inclinometri, per esempio, che già utilizzavamo da tempo, ma anche gli impedenzometri automatizzati, le sonde multiparametriche, addirittura i droni e anche i satelliti. Quindi il nostro territorio è monitorato secondo per secondo, minuto per minuto. In questo momento non ci sono situazioni di rischio imminente e questa collaborazione iniziata con la Protezione Civile e il Comune e l'Università ci fa stare, ci metto anch'io perché io sono il primo cittadino di Chieti, abito a Chieti da una vita, da quando sono nato, quindi io faccio parte di questo tessuto comunitario e faccio parte di questa cittadinanza, quindi tutto questo deve rassicurare i miei cittadini che noi siamo con gli occhi aperti anche di notte per la loro sicurezza. In questo momento non c'è situazione di emergenza, nel momento in cui la situazione dovesse cambiare, e qui rientriamo nella consapevolezza, perché è inutile dire dormite tranquilli per 50 anni, non lo si può dire, nessuno lo può dire, però stiano tranquilli perché noi monitoriamo e comunicheremo con la cittadinanza in ogni momento e preventivamente se ci dovesse essere un pericolo. Ultima curiosità, questo vale soltanto per il patrimonio edilizio oppure ci sono situazioni che sono legate per esempio alle strade? Abbiamo visto delle buche che si sono aperte in via Asinio Aereo negli ultimi anni, a Piazza Garibaldi, c'è il tema di Piazza San Giustino su cui stanno svolgendo dei lavori che poi hanno portato alla luce delle difficoltà, delle situazioni legate alla Chieti sotterranea, che poi può essere anche una risorsa da valorizzare per la città da un certo punto di vista. Ecco, com'è la situazione in generale per il centro storico? Al di là di dove si abita, dove nella città in generale? Ma la domanda è rivolta alla progettualità o alla situazione. Potenziale? Allora, diciamo che Chieti ha, a parte le cavità ipogee di cui suppongo oramai tutti sanno e buona parte delle quali sono anche visitabili e rappresentano quindi un obiettivo anche di tipo turistico, no? Mezzo turistico, Chieti, se vogliamo sintetizzare, è determinata, il territorio chietino è determinato orograficamente da una crosta superficiale, poi c'è uno strato di arenaria di 42 metri di profondità, quindi pressata, e poi c'è l'argilla che è impermeabile. I romani, gli antichi romani che hanno avuto la fortuna di abitare questo territorio, avevano creato ovviamente ad arte delle vie di uscita dell'acqua da queste arenarie in maniera tale che non si imbibissero e non creassero una situazione di instabilità. Ebbene, laddove queste bocche di uscita di acqua create dai romani si è fabbricato, si è edificato sulla collina, pian piano si è creato il dissesto, il disastro di cui, ripeto, andiamo sempre lì. Noi adesso ricorriamo ad una serie di interventi propedeutici, cioè preventivi di un disastro, per esempio sempre nella zona Collina Nord di cui parlavo poc'anzi abbiamo intercettato 5 milioni di fondi per una reggimentazione delle acque, quindi impedire che queste acque si diffondano in maniera selvaggia nel territorio e quindi vadano poi a confluire in vasche di espansione, e la creazione di contrafforti sulla collina, al fondo della Collina Nord, per evitare lo scivolamento. Cioè tutte queste opere noi le stiamo già
li abbiamo già progettati, si trovano nella fase di progettualità definitiva, devono solo iniziare, però come diceva il commissario Legnini o anche Casinghini, possono essere delle piccole toppe, cioè il problema è avere la consapevolezza in un futuro di che cosa fare, e questo, ripeto, grazie alla collaborazione con la Protezione Civile e con l'Università si sta facendo. Quindi bene. Rinnovo il senso di tranquillità che voglio dare alla popolazione. Cioè, si fanno le cose sul serio. Di Marco, diceva prima Caruso, a mio avviso giustamente, probabilmente manca il senso complessivo negli interventi del PNRR, che la prima esigenza deve essere quella della resilienza, perché resilienza è una delle due parole, non c'è solo la ripresa in questo acronimo. E l'idea di resilienza a volte manca, dovrebbe essere invece non perché si è ecologisti a tutto spiano, ma perché è così, perché insomma i fatti ce lo raccontano ogni giorno, dovrebbe essere la declinazione di ciascuno di tutti gli interventi che vengono messi a regime. Da questo punto di vista lei è deluso dal PNRR, da come vengono assegnate le risorse in questo Paese? Ah, noi siamo stati un'associazione che ha avuto anche la presunzione di scrivere il PNRR prima ancora che fosse presentato, mettendo in campo 100 proposte nostre che potevano essere un po' da indirizzo proprio per portare l'attenzione su questo tema importante della resilienza e al tempo stesso contribuire alla costruzione di un piano nazionale di ripresa e resilienza che fosse vicino, diciamo, a quello che noi immaginavamo per il futuro del nostro paese. È chiaro che qualcosa manca questa idea di mettere a sistema, però dico questo: il tema della transizione ecologica, così anche come il tema della transizione energetica, prima diceva Legnini, noi ci siamo assunti la responsabilità di essere un po' ambasciatori di quel bando sulle comunità energetiche, perché la transizione energetica a nostro avviso va accompagnata anche da noi. Se diciamo e siamo consapevoli di quello che non ha funzionato, del mondo che non vogliamo, dobbiamo anche contribuire sporcandoci le mani in senso buono, questo dice anche Don Ciotti, nel costruire quel pezzo di mondo che vogliamo. Tant'è vero che proprio su questo tema della sicurezza e della protezione civile noi da 2 anni, e lo eravamo già prima a nucleo di protezione civile a livello nazionale, abbiamo messo in campo anche un nostro gruppo regionale di protezione civile, perché anche noi abbiamo necessità di crescere da un punto di vista di competenze e di conoscenze, perché questa corresponsabilità nel gestire questo particolare momento storico, se vogliamo, che però è anche una grossa opportunità, ci deve portare tutti a ragionare con modelli nuovi che innescano ovviamente dei ripensamenti anche nel nostro agire quotidiano. Io penso che questo è l'elemento un po' più complesso, l'uscire dal quotidiano immaginando in tempi stretti, perché diciamo una dimensione il PNRR la centra, è la dimensione del tempo ristretto, mettere in campo azioni che vanno nella giusta direzione, che ci aiutano a rispondere velocemente al cambiamento che è in atto. Io penso che su questo, se non c'è una responsabilità di tutti, ovviamente ciascuno giocando il proprio ruolo, non riusciamo a venirne fuori nei tempi richiesti, perché l'emergenza climatica purtroppo è un'emergenza in atto. Io penso che la consapevolezza c'è ormai, sia a livello istituzionale che territoriale, cittadini, pubblico, privato, sono consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di diverso. Il tema è che dobbiamo farlo in tempi stretti. Il PNRR non ci dà tutti gli strumenti, anzi alcuni aspetti a nostro avviso li ha sottovalutati, però questo non significa che possiamo correggere il tiro, per esempio con la programmazione strutturata 2022-2027 della Regione Abruzzo, o con altri interventi che comunque sono a disposizione. Molti di quegli interventi che si stanno realizzando a Chieti, suppongo anche quelli dei privati, sono stati finanziati grazie all'opportunità del super bonus, che assieme al PNRR è l'altra finestra che si è aperta e che si sta chiudendo, però per poter mettersi in sicurezza. Chiedo a Caruso, come amministratore ovviamente, se si ha la percezione che dalla sicurezza
che riguarda la resilienza, riguarda la salvaguardia del territorio, riguarda la prevenzione. C'è anche l'occasione dello sviluppo per una regione come la nostra, che deve difendere il suo meraviglioso territorio. C'è la possibilità di posti di lavoro, c'è la possibilità di creare impresa. Vale a dire, ci sono questi treni, stanno passando adesso, li stiamo perdendo, come diceva lei prima. Ma guardi, io penso fondamentalmente questo, che uno dei difetti del PNRR sia la mancata coazione o sinergia con le regioni. Vi è una programmazione nazionale che mira al raggiungimento di obiettivi e attraverso misure determinate dai bandi che vengono propinati dai vari dicasteri, che poi alla fine approdano alle assegnazioni su base concorsuale. Posto in disparte questo, regione per regione noi avremmo avuto quella possibilità di incidere su una pianificazione più corretta e più coerente, questo lo possiamo declinare su tutti i campi, da quella scolastica a quella ambientale, a quella legata ai rischi idrogeologici, su tutti i fronti, perché purtroppo, come dicevo già prima, non c'è un criterio di priorità che andava necessariamente impresso. Potrei fare l'esempio delle scuole. Le scuole vengono oggi finanziate a sorte, sostanzialmente chi vince il bando prende la scuola e chi non lo vince si tiene la scuola che ha, a prescindere se ha una prospettiva di popolazione scolastica, eccetera. Ovviamente per quella che è il tema abruzzese più delicato è la fragilità demografica. Noi perdiamo una cittadina di 6-7 mila abitanti ogni anno che va via per il saldo negativo che si ha tra decesso e nascita e migrazione, quindi questa è una delle patologie che va rallentata. Io credo credo che qui sia una possibilità alla portata e sia una missione necessariamente da ricomprendere in quella che è la programmazione dell'agenda, come diceva il Presidente dell'Ambiente, importante. Ovviamente noi abbiamo anche la necessità che le zone interne, i presidi delle comunità, dei comuni montani, che sono quei presidi che sono la cosiddetta sentinella del territorio, a partire dalle sorgenti, a partire da tutto ciò che avviene a monte e poi determina effetti a valle, lo dicevamo sempre, cioè quelle attività manutentive, tutto quello che poi invece con l'abbandono ha determinato poi fenomeni di degrado a valle. Oggi abbiamo anche un altro tema ancora indeterminato. Nella famosa riforma del Rio e poi conseguentemente alla legge attuativa regionale 32 non si è definito la competenza sui corsi d'acqua. Oggi non è chiaro chi e cosa deve fare. Abbiamo sollecitato la Regione Abruzzo affinché legiferi, chiarisca, perché la del Rio ha sottratto le competenze sui corsi d'acqua di secondo livello alle province e le avrebbe determinate a favore dei comuni. I comuni ovviamente sono resistenti rispetto a questo trasferimento, ma più che comprensibile. E tra l'altro abbiamo cercato anche di far comprendere che una gestione di un corso d'acqua, al di là della portata, ha bisogno di una strategia di tutela unitaria, perché immaginare che ogni pezzetto possa essere gestito, curato e manutenuto, attribuito alla responsabilità dei comuni, è veramente un po' fantasioso, e quindi abbiamo cercato di svegliare un po'. Ma il tempo non sta a guardare i comuni dove sono stati rimossi i rami e quelli dove non è avvenuto. No, ma non solo, è facile immaginare che gli effetti di un'azione o di una omissione a monte determina effetti anche di responsabilità, ma a valle, quindi certo. Questo è un po' sui fenomeni idraulici. Allora, io stavo per fare proprio quest'ultima domanda. Ma lei da sindaco, da presidente della provincia, mi interessa da sindaco, anche alla luce di tutto questo dibattito che c'è stato, ne avete parlato anche ovviamente nell'evento nazionale dei sindaci a Bergamo. Ma si sente tranquillo rispetto al tema del dissesto idrogeologico? Dorme tranquillo la notte rispetto a quelle che poi sono le sue responsabilità e tutto ciò che le può essere attribuito
nel caso si verifichi, facendo tutti gli scontri? Allora, intanto noi riceviamo allarmi e allerta meteo, persino di mareggiate, quindi lascio immaginare i provvedimenti che potrei adottare. Beh, però a Castel di Sangro ci sono state anche delle, sì, delle sondazioni, insomma. Sì, sì, no, ma dico, sulle mareggiate a volte, insomma, penso che uno può disattenderle quando meno. Allora, c'è stata un'allerta rossa non più tardi di 10 giorni fa, proprio specifica sull'Alto Sangro. Io, Napoli ha chiuso le scuole, Roma non so cosa fa. Comunque, sostanzialmente, rispetto a un grado di allarme massimo, uno dovrebbe adottare provvedimenti conseguenziali. Io, che sono per la normalità della, diciamo, dello svolgimento della nostra comunità, anche quando abbiamo fenomeni nevosi, eccetera, mi sono dovuto in qualche modo mettere a studiare le previsioni del tempo. E ho optato per il mantenimento in esercizio delle scuole, quindi tutto assolutamente normale. Al di là delle raccomandazioni che uno fa, quindi nel raccomandare la gente di non recarsi in prossimità dei corsi d'acqua, non, diciamo, in zone fuori dai centri abitati, zone impervie, eccetera, però fondamentalmente. Comunque, hai emesso un'ordinanza? No, non ho emesso nessuna ordinanza. Ha dato comunicazione. Mi sono soltanto convinto che quell'allerta, specificamente nel mio territorio, non aveva ragione di esistere. Così è stato, proprio così è stato. Quindi, ma perché è stato fortunato oppure perché? Ma il problema, sai qual è? Detto che se oggi è chiaro che l'allarme scatta facilmente, capisco pure che di fronte a un'allerta, io adottando un provvedimento di chiusura scuola avrei fatto semplicemente il mio dovere, poi mi sarei preso un po' qualche critica, perché dice: ma come hai fatto a chiusura scuola? Castel di Sangro siamo abituati con due gocce d'acqua, siamo abituati con vari metri di neve, insomma. Quindi fondamentalmente è questo, ecco perché dico purtroppo il nostro ruolo, che tra l'altro ci si attribuisce la responsabilità degli abusi edilizi, falso, perché il testo unico sulle attività edilizie non pone in nessun caso le attività, i permessi costruiti li rilasciano i dirigenti funzionari, le ordinanze le firmano loro stessi, quindi il sindaco cosa dovrebbe fare? Tra l'altro, in presenza persino di un provvedimento illegittimo o che supera le previsioni urbanistiche, cosa dovremmo fare? Non abbiamo nemmeno poteri di autotutela, quindi sono diciamo invettive contro una categoria che oggi è semplicemente il parafulmine di qualsiasi situazione si verifica nel territorio. Purtroppo non è così, quindi bisogna, non che uno si voglia sottrarre, ma il collega di Chieti è un dottore, non è un ingegnere, no? Certo. Per dire, quindi è chiaro che c'è un limite anche di carattere, almeno che non decidiamo che una determinata categoria debba avere dei profili professionali, avere 4 lauree, linea di massima economica, scientifica, tecnica e giuridica. A quel punto dici: guarda, tu hai tutte le cognizioni tecniche e formative per assolvere al 90% e assumersi la responsabilità anche tecnica di ciò. Ho capito, poi se lo Stato italiano si può permettere questo. E poi se però arriva il ricorso al TAR del costruttore a cui è stato impedito di costruire, anche il sindaco non deve avere nulla di intestato a casa per come va a finire. Quindi, soprattutto con la Corte dei Conti. Il dibattito è complicato, un po' complicato. Bene, io vi ringrazio perché insomma abbiamo, spero, anche dato dei segnali importanti rispetto alla gestione di questa, che è una preoccupazione per i cittadini. Molte preoccupazioni, soprattutto su Chieti, sono state fugate dal sindaco Ferrara, ed è giusto che fosse così, perché insomma si sta operando e finalmente c'è una consapevolezza a Chieti, come in tanti altri comuni dove gli amministratori stanno facendo, come diceva, difendendoli Caruso, il loro dovere. Speriamo che i prossimi rapporti siano migliori, i vostri soprattutto, quelli sul territorio, Giuseppe Di Marco, insomma, che ci sia un miglioramento da parte dell'Abruzzo nella consapevolezza e negli atti concreti rispetto alla difesa del territorio. Ripeto, soltanto e soprattutto quello che possiamo fare rispetto alle stupidaggini che fanno gli uomini con il cemento e con l'uso improprio del territorio. Al resto pensa alla natura, che a volte ci punisce fin troppo, ma insomma dobbiamo imparare a conoscere e a studiare anche quella. Grazie e buonanotte.